vedo improvvisamente cambiata, Penelope. E più seducente. Che cosa ride stato oggi la tua bellezza? Tu menti. Ha lodato la tua bellezza, regina. Dunque egli è sincero, come lo è sempre ciascuno di noi quando ti ammira. La mia bellezza non esiste più da quando mio marito se n'è andato. E perché mai? Allora noi saremo qui. Non per me. Più bella l'aveva fatta la dea. Silenzio, amici! Più grande. Penelope vuol dirci qualcosa. Più bianca dell'avorio tagliato. È sempre stato costume, quando un uomo nobile aveva in animo di sposarsi, che portasse lui dei regali di nozze e non che depredasse la donna dei suoi averi. È un nuovo inganno? Un altro modo per guadagnare tempo? Ma no, ti voglio credere. Tu misurerai il nostro animo molto presto. Se vuoi i doni nuziali da ognuno di noi, te li porteremo stasera stessa. Però non credere che lasceremo mai questa casa prima che abbia fatto la tua scelta. Più bella l'aveva fatta la dea, più maestosa a vedersi. Amici, domani sapremo chi sarà il nuovo re di Itaca. Più bianca dell'avorio tagliato. Intanto godiamoci l'ospitalità della regina. Ma non volle che vedesse il marito tanto desiderato. Egli era appena giunto alla soglia del palazzo e guardava ogni cosa. Nell'animo la gioia e il dolore erano ugualmente divisi. Io mi fermo qui. È meglio se non ti vedono con me. I principi conoscono la mia fedeltà e godono ad umiliarmi. Ti insulterebbero di più per causa mia. Argo. Il nome di quel cane era Argo. Ulisse stesso l'aveva allevato, ma non aveva avuto il tempo di goderlo alla caccia. Mi riconosci? Mi riconosci dopo 20 anni? Ulisse nascose una lacrima e Argo morì, avendo ritrovato il suo padrone dopo 20 anni. Ti va di lavorare. È meglio mangiare senza fatica, eh? Subito dopo entrò in sala Ulisse, simile a un mendicante. Vecchio e infelice. Appoggiato al bastone e sul corpo umiliato luride vesti vestiva. Euriclea, dai questo pane al mendicante e digli di non avere vergogna. Che chieda pure, senza timore. Telemaco ti manda questo, vecchio. Che Zeus vi protegga, te. I pretendenti rumoreggiarono in sala ed ecco che Atena, venuta accanto alla erzia di Ulisse, lo spinse a raccogliere tra i pretendenti gli avanzi perché vedesse chi era giusto e chi era ingiusto. Ma nemmeno così avrebbero evitato il malanno. Cosa? Un po' d'elemosina, signore. Ma chi è questo? Eh? Vi prego, fate l'elemosina. Un po' d'elemosina.
Ma chi sei, mendicante? L'hai visto, Itaca, verrà dal continente. Essi apparivano molto giovani a Ulisse, quasi tutti. Li guardava uno a uno mentre vivevano, immemori delle loro scelleratezze, e si domandava chi sarebbe sfuggito alla sua vendetta. Qualcosa un povero vecchio. Va via! Telemaco, non ce n'è abbastanza di straccioni in questo paese che ci porti anche quelli di fuori. E ti lagni che la roba si consuma. Ti ringrazio, Eurimaco. Lo so che ti affanni per me. Ma non preoccuparti. Dagli quello che vuole. Te lo permetto io. Vattene! Vi prego, fate un po' d'elemosina. Grazie, grazie. Che Zeus vi ricompensi, nobili principi. Dammi anche tu, amico, dammi qualcosa. Tu che hai l'aspetto di un gran signore. Chi è più ricco dà di più. Questa è la giustizia, come si usa nel mio paese, a Creta. Voi la conoscete, l'isola di Minosse. Ero grande anch'io un tempo e anch'io davo. Avevo schiavi, terre, bestie, case. Ma Zeus mi ha ridotto in questo stato. La sfortuna arrivò all'improvviso. Avevo 9 belle navi, eravamo andati in Egitto a comprare grano, ma i miei marinai appena sbarcati cominciarono a devastare i campi, a rubare, ad aggredire le donne, ad ammazzare gli uomini. E io ho pagato per tutto. Lui avrebbe pagato per tutti e noi dobbiamo pagare per lui. Tu sei Antino. Tu sei uno di quei principi che non danno. Non danno nulla a nessuno di quello che possiedono, neanche una mezza manciata di sale. Tu che mi rifiuti un pezzo di pane che neppure ti appartiene. Telemaco sentì nel cuore crescere una grande pena per il padre umiliato. Ma non lasciò che gli scendesse neppure una lacrima da sotto le palpebre. Guardò in silenzio meditando dentro di sé la vendetta. Una cosa è essere ferito in battaglia leale e un'altra è essere colpito perché hai fame. Se c'è un Dio per i poveri pagherai per questo. Sta zitto e vattene, altrimenti ti faccio buttare fuori. Beccavano il frumento. Poco dopo è venuta giù dal monte un'aquila immensa. È un mendicante, viene da molto lontano. E l'aquila a tutte le oche, una per una, ha spezzato il collo. Che cosa significa? Perché non interroghi lo straniero che è appena arrivato, regina? C'è anche Iro, ci divertiremo. Due cani intorno a un osso. Era costui un popolare accattone, senza fine, pronto a bere e a mangiare. Armeo era il suo nome. Questo si chiede dalla madre al suo nascere, ma i giovani tutti lo chiamavano Iro, perché portava ambasciate. Chi sarebbe costui, questo che ha preso il posto che spetta a me? Vattene via subito se non vuoi che ti metta le mani addosso, miserabile! Iro, coraggio! Metti da posto! Levacelo dai piedi! Mi senti? Date la gamba finché puoi. Non costringermi a romperti le ossa. Che male ti faccio, amico? Sei uno come me, quindi fai come me. Pigliati quello che ti danno. C'è posto per tutti qui. Ma che cosa mi racconti, buffone? C'è posto appena per me, no? Lo sanno tutti qui. Ora ti faccio sputare i denti.
Non mi provocare. Fermi, signori! Adesso vedrete un bello spettacolo. Su, fateci divertire, scannatevi! Ecco il premio. Chi vince è suo e chi perde dovrà andarsene e non farsi più vedere. Mi batterò, ma solo perché ho fame. Però voi giurate almeno di non colpirmi alle spalle. Muoviti e non fare tante storie. Che aspettate? Andate fuori a combattere! Allora Ulisse si cinse coi cenci a coprire le vergogne, ma scoperse le cosce belle e robuste. Apparvero le sue larghe spalle e il petto e le braccia gagliarde, e subito Atena vicino gli stette e salve le membra faceva al pastore di schiere. Ulisse colpì il collo sotto l'orecchio. E l'osso dentro spezzò. Subito uscì dalla bocca purpureo sangue. E stramazzò nella polvere con un gemito. E serrò i denti scalciando contro la terra. Ulisse allora ebbe grande pietà di Iro e disse fra sé: sta lì seduto adesso a scacciare i cani e i porci dalla soglia e non credere più d'essere il re dei mendicanti. Un miserabile è soltanto un miserabile. Questo è tuo. Sembra così ansiosa di fare finalmente la sua scelta.
sei battuto bene, vecchio. Grazie. Tu sei Anfinamo, figlio di Niso, vero? Ho conosciuto tuo padre quando eravamo alla guerra. Stammi a sentire un momento, ragazzo. Non c'è niente di più infelice dell'uomo. Finché le cose vanno bene, uno crede che andranno bene sempre e non sa che un giorno o l'altro tutto può cambiare. I tuoi amici, per esempio, si comportano in questa casa come se la vendetta non dovesse mai arrivare. Ma che dici? Stai sragionando. Sei un povero matto. Il mendicante fa anche il profeta. Resta lontano da questa casa, non tornarci più. Straniero, mi manda la mia padrona, vuole parlare con te. Adesso? Adesso, subito. È la regina che te lo chiede. No, adesso no. Più tardi, dopo il tramonto. Antino, Leocrito, Eurimaco. Su, avanti, presto, venite. Sempre qui tu, anche di notte, a dare fastidio a tutti. Ma adesso ti faccio vedere se non te ne vai. Siediti. Voglio parlare con te. Sedermi lì? Oh no, regina. Io sono soltanto un mendicante. L'ospite e il povero hanno uguali diritti qui. Ti prego. Lasciami al mio posto di mendicante. Chi sei? Come sei arrivato qui? Perché sei così esitante? Forse ti vergogni? Ma di che? Lo vede chiunque che hai molto sofferto. E proprio per questo sarai rispettato in questa casa. Io conosco la sofferenza. Così disse. E a lui venne grande la voglia del pianto. Come bramata appare la terra ai naufraghi, a cui Poseidone la benfatta nave nel mare ha spezzato, travolta dal vento e dalle grandi onde, pochi si salvano dal bianco mare sopra la spiaggia nuotando, grossa salsedine incrosta la pelle. Bramosi risalgono a terra fuggendo la morte. Così bramata era per lui la sposa a guardarla. Parla dunque. Ti ho chiesto chi sei. Se volessi raccontarti la mia storia, potrei sembrarti un bugiardo o un ubriaco. E poi, non è di me che vuoi sapere, ma di tuo marito. Io l'ho visto, Ulisse. L'ho visto.
Andava con l'esercito a Troia molti anni fa. Dammi la prova che l'hai visto davvero. Che cosa ricordi? Sono passati 20 anni, sono tanti. Però me lo ricordo. Sì, me lo ricordo avvolto in un grande mantello rosso e sul mantello c'era un fermaglio d'oro, con un cane da caccia in rilievo che teneva stretto un cerbiatto tra le zampe. Il cerbiatto cerca di scappare. L'avevo cucito io quel mantello. Straniero, come sai tutto questo? Chi sei? Ma tu Io sono Etone, la città dove sono nato e cresciuto, è Cnosso. Ma tu sei Ulisse. Mio padre è Deucalione e la mia stirpe viene da Minosse, figlio del grande Zeus. Mio fratello è Idomeneo. Lui andò a Troia ed è stato uno dei pochi a tornare in patria. Se sei Ulisse, perché mi mentisci così? La tua fama, regina, è di essere una donna molto forte. Dormirai qui stanotte. Ti faccio preparare un letto. Euriclea, abbi cura dell'ospite. Non è un mendicante, è Etone di Creta. Era un re un tempo, alla stessa età del tuo padrone. I mortali invecchiano in fretta nella sventura. Sai a chi somigli? Al padrone. La stessa figura, la stessa voce. Lo so, me lo hanno già detto. Padrone, padrone, cuore adorato della tua vecchia balia. Chissà dove sarai adesso. Magari in una casa come questa e chiedi un po' d'elemosina, un pezzo di pane. E lo umiliano, lo offendono. E le serve lo maltrattano come hanno maltrattato te. Ella così lavava il suo padrone e riconobbe la cicatrice che gli aveva fatto un cinghiale col bianco dente quando era ancora giovane. Ulisse, Ulisse, creatura mia, e io che non ti riconoscevo, mi stavi davanti a lui. Zitta, non mi tradire, altrimenti non avrò riguardo neppure per te che mi hai nutrito. Mi sembri così prudente e saggio, straniero.
Dammi un consiglio. Dimmi. Tu sai che la mia casa da anni è invasa da giovani principi che vogliono sposarmi. E mio figlio sembra impaziente di liberarsi di me. Che devo fare? Pazientare. Ulisse tornerà e si farà giustizia. No. Voglio proporre domani una gara ai pretendenti. Il primo che riuscirà a tendere l'arco che Ulisse mi ha lasciato e attraversare con la freccia i fori di 12 scuri, quell'uomo sarà il mio sposo. E così padre e figlio nascondevano le armi belle. E quando una luce prodigiosa scese dall'alto per mostrare loro la via, prima che Telemaco si stupisse, Ulisse parlò. Non fare domande. Tutto questo è normale per gli dei che possiedono il vasto cielo. Passava lenta la notte e Penelope guardava il letto nuziale, tormentandosi. Artemide, figlia di Zeus, lanciami una delle tue frecce o fa che un vento di tempesta mi porti via per sentieri di nebbia. Fammi morire piuttosto. Così diceva a se stessa. E Ulisse udì il pensiero di lei. Rimase allora dubbioso. Gli parve nella sua mente che, avendolo Penelope riconosciuto, fosse vicina al suo capezzale. È sveglio ancora ed è il più infelice fra tutti i mortali, perché qui nella sua casa e con la donna sua nella casa, straniero ancora. Ad un tratto l'aurora arrivò sul suo trono d'oro. Se devo fare ciò che vuole la dea che mi ha riportato in patria, Zeus, ti supplico che qualcuno di casa levi una voce o che fuori appaia un segno. Alle macine una sola donna è rimasta, le altre se ne sono andate. Questa è la più anziana e la più debole, non ha finito la sua parte di grano. Ora sta per parlare, ascoltiamola. Hai tuonato e non c'è una nuvola. Dunque tu vuoi mostrare un segno a qualcuno, padre Zeus? Ascolta allora anche me, che sono soltanto una serva. Fa che i pretendenti mangino per l'ultima volta nella casa di Ulisse. Questa farina che a macinarla mi rompe la schiena. Mangiare di più e meglio, come se oggi fosse festa. E
Euriclea, come hai onorato il nostro ospite? Poco e male, ma non per colpa mia. Il letto non l'ha voluto e si è addormentato su una coperta. Gli abbiamo dato una pelle di bue per coprirsi. Giunse dalla campagna Eumeo e anche lui, come Euriclea e Telemaco, non poté salutare Ulisse col suo nome. Chi è quel bovano? È Filezio, il figlio di Dolio. L'hai comprato che era ancora un bambino. Non te ne ricordi? È cresciuto il ragazzo. Sempre questo va dibattendo la sua mente agitata, che è quasi solo. Sempre questo va dibattendo la sua mente agitata, che è quasi solo, perché gettarsi con le armi sui pretendenti, col solo figlio al fianco e col porcaio Eumeo, è impresa arrischiata. Ma adesso gli sembra di sentire la presenza di Atena e un suo rimprovero. Sciocco! Ad altri basta l'aiuto di amici ben più deboli, che sono mortali e ignorano il futuro. E tu non hai fiducia in me che sono dea e ti soccorro sempre in ogni pericolo. Bella bestia. Salute a te, vecchio. Non te la passi molto bene, vedo. Filezio. Lo straniero non è un mendicante. È stato un guerriero valoroso un tempo. La stessa cosa che può essere successa al padrone. Anche lui, forse, indosserà stracci come questi e andrà in giro per il mondo, se non è già morto. Senti, tu l'hai conosciuto, il tuo padrone? Sì, ma non me lo ricordo. Per forza. Era ancora un ragazzo quando il re lo mise a guardare le bestie. Te l'ho già detto. E Ulisse non poteva proprio scegliere meglio. Nessuno avrebbe potuto tenere le bestie come ha fatto lui, come fossero sue. Bravo. Vedo che sei un servo fedele. Ti rivelerò un segreto. Il tuo padrone Ulisse sta per tornare. Sta per tornare? Quando? Non gridare. Adesso dimmi una cosa. Quando sarà tornato, tu che farai? Che cosa farò? Sì. Io credo che il padrone avrà un gran bisogno di queste braccia. Lo vedrai quello che farò. Arrivarono i pretendenti, come ogni mattina, nella casa di Ulisse, dove per loro erano state immolate grandi pecore, capre grasse, porci e vacche di Mandria. Le viscere delle bestie furono cotte per prime. Arrostite le carni, fatte le parti, distribuito il pane e le coppe di vino, essi sui cibi pronti e serviti le mani gettarono. E il pranzo iniziò. Pranzo ricco e dolce, che molte bestie avevano ucciso. Ma nessun'altra cena doveva essere più amara di quella che presto la dea e il fortissimo eroe avrebbero dato. Alzati ora e ostenta il vino che ti ha dato Telemaco, perché Atena vuole che ciò provochi i principi e che essi ti insultino, affinché il rancore e l'odio scendano sempre più acuti nel tuo petto. E infatti uno di quelli viene preso nel gioco, un principe sospettoso e superbo di nome Ctesippo, che viene da Samo. Come vedete, l'accattone ha avuto la sua parte ed è uguale alla nostra. Proprio come conviene agli ospiti di Telemaco. Anch'io gli voglio regalare qualcosa di buono, un dono ospitale che possa saziarlo completamente, per oggi e per domani. Così detto, scagliò una zampa di bue con la mano gagliarda. Ulisse levitò piegando il capo appena e nel cuore sorrise amaro. Tutti rimasero muti in silenzio. Nulla nutre la terra più meschino dell'uomo fra tutto ciò che respira e cammina sopra di essa. Ha 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 ha
indistinguibile, perché la loro mente è stata travolta da Atena. Ridono e tutti insieme mangiano carni insanguinate. Ridono e i loro occhi sono pieni di lacrime. Tutta la casa tristemente risuona della loro allegria. Anche l'indovino Teoclimeno li ha uditi. Eccolo che viene a scrutare i loro cuori e a dire tremende parole divine. Sciagurati pazzi! Piangere dovreste! Non vedete la rovina orrenda che sta sopra le vostre teste? Avete gli occhi completamente fasciati di tenebre! Vedo i muri spruzzati di sangue. Vedo il portico pieno di ombre. Ombre che scendono nei regni oscuri. Per sempre. Il sole si è spento. Su ogni cosa si stende una nera notte di morte. Un altro pazzo! Siamo stanchi di questa gente. Credono di sfinirci con questi sistemi. Che ospiti ha Telemaco, un idiota e un mendicante! Senti, Telemaco, voglio darti un consiglio. Perché non li carichiamo su una nave e li vendiamo in Sicilia come profeti? Sono certo che qualcuno ce li comprerebbe subito e a buon mercato. Non ho bisogno dei tuoi consigli, Eurimaco. La sola persona qui che può darmene è mia madre, la regina. Non sopporterò più tutti i tuoi soprusi. Tu vorresti uccidermi, ma per fortuna questo non è ancora accaduto. E fino ad allora fai in modo di non offendere gli ospiti che io chiamo a palazzo. Non sono più un bambino. Ricordatelo. Telemaco parla forte per farci paura. Purtroppo Zeus non ha voluto aiutarci. Altrimenti non parlerebbe. Non parlerebbe né forte né piano. Non curatevi di lui e della sua insolenza. Tu li hai avvertiti, Teoclimeno. Hai dato loro la possibilità di salvarsi. Non ti hanno ascoltato. E così hanno concluso questo pranzo prelibato e abbondante, giacché molte bestie hanno fatto uccidere. Eppure un diverso pranzo sta per cominciare, quello che la dea e i fortissimi eroi daranno tra poco, dove ben altra mensa sarà loro imbandita. Venne la sera, ed ecco che in cuore ispirò la dea Atena a Penelope che fosse giunto il momento di proporre ai pretendenti la gara dell'arco. Era quell'arco un dono che ad Ulisse aveva fatto un ospite 20 anni prima e che egli da giovane sapeva usare con forza. Questo ricordava Penelope, pensando come adesso le fosse apparso stanco e invecchiato e come fosse solo in mezzo ai nemici. La regina. Era apparsa d'improvviso e non dalla porta che conduceva alle sue stanze. Questo essi videro e videro il grande arco e subito pensarono che ella avrebbe detto parole da serbare nel cuore. Principi. Vi propongo una gara. Colui che fra voi tenderà quest'arco con le sue mani e lancerà la freccia attraverso 12 scuri, quell'uomo io sposerò. Potrà portarmi con sé fuori da questa casa.
diventerà il re di Itaca. Eumeo! Porcaio, quell'arco a me. Avanti, principi! Il premio della gara è qui davanti a voi. La migliore donna che esista in tutta la terra degli Achei. Ma voi lo sapete bene. C'è bisogno che proprio a voi lodi mia madre? Proprio insensato mi ha reso Zeus. Mia madre dice che si accompagnerà ad un altro. E io rido. Rido e mi diverto come uno sciocco. Anch'io voglio gareggiare con voi. E se riuscirò a tenderlo, mia madre non dovrà più, con mio dolore, lasciare questa casa con un altro. Ma resterà con me, vincitore della gara. Telemaco ha strappato l'arco ad Antino temendo che vincesse, temendo per l'età del padre e il grave pericolo. Ed ora lo tenta lui stesso, ingenuamente illudendosi di incoccare la freccia. A te, che sei tanto forte. Ulisse intanto piantava le scuri, ciascuna delle quali era tagliata da una stretta fessura vicino al filo della lama. Allineava i ferri in modo che tra le fessure corresse un'unica linea diritta.